Ma salve a tutti! Oggi parleremo di animali e segreti assurdi che forse possono in qualche modo tornarvi utili. Segreti sugli animali e come approcciarsi a loro. Se volete capire meglio, rimanete qua. Ma prima vi consiglio di dare un'occhiata alla pagina Instagram del canale per trovare tante immagini divertenti e magari riesco pure a strapparvi qualche sorriso. Se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Ipnosi animale. Sicuramente sapete cos'è l'ipnosi e sicuramente saprete che noi umani siamo facilmente ipnotizzabili con le giuste tecniche. Chiunque può cadere in trappola di questa cosa, ma nel mondo animale ce n'è uno che è più suscettibile di qualunque altro, la gallina. Per mandarlo in trance non c'è bisogno di utilizzare alcun tipo di pendolo. Basta tenerlo su una superficie piana e muovere il dito davanti a lui, prima indietro poi avanti. E disegnare sempre su questa superficie piana dove si trova l'animale una linea dritta e fare in modo che la segua con lo sguardo. In questo modo andrà in ipnosi da minimo 30 secondi a massimo qualche minuto e potrete farci quello che volete. Mi raccomando, non tenete la gallina con la pancia in su, ma spingete leggermente di lato, se ovviamente volete provare. Per risvegliare l'animale basterà battere le mani o suonare un campanellino. Un conto però è ipnotizzare una gallina o un pollo, ma un altro è fare un giochetto così con un caimano. Ma vi assicuro che il modo di farlo c'è, solo un pochino pericoloso. I caimani sono rettili appartenenti alla categoria degli alligatori, non hanno dimensioni enormi, ma sono comunque pericolosissimi. Quindi non provate ad accarezzarne uno. Per ipnotizzare ste bestie bisogna prima prendergli la bocca e tirarla su. Dopodiché, appena si saranno calmati un po', bisogna stenderli a terra a pancia in su. Dopo qualche secondo smetteranno di fare qualunque movimento e non si sveglieranno per qualche secondo o minuto, in base alla resistenza dell'animale. Ovviamente manco per scherzo mi avvicinerò a un caimano. Letargo infinito. Immaginate di risvegliarvi dopo mesi e mesi o anni di sonno come Capitan America, dopo un congelamento estremo. Ad oggi questa tecnologia si sta ancora sviluppando, ma gli animali, o almeno alcuni, sono in grado di farlo. In Alaska e nelle più fredde regioni del Nord America vive un esemplare di rana, la rana selvatica, che, non essendo ricoperta di piume o pelliccia, resiste alle basse temperature invernali, in modo del tutto particolare. Si congela da sola, va in ibernazione, lasciando al suo organismo il compito di tenerla in vita, rallentando il deterioramento delle cellule. È un processo molto complesso che potete trovare su internet ed è anche molto affascinante, che tiene in vita appunto l'animale per ben 6 mesi. Essendo piccolo, cioè 3,5 cm, durante questa ibernazione non viene attaccata da quasi nessuno. E pensare che noi umani stiamo cercando di sviluppare questo metodo da secoli. Comunicare coi piedi. Avete presente quando qualcuno cerca di parlarvi ma fa così schifo a interagire verbalmente che voi gli dite sembra che parli con i piedi? No, perché me lo sono inventato io, in realtà, per introdurvi al metodo di comunicazione degli elefanti. Loro comunicano con le loro enormi zampone. Secondo alcune ricerche questi animali sono molto socievoli e parlano davvero tanto, forse anche troppo. Comunicano ogni giorno a grandi distanze con i loro barriti, cioè i loro versi con le proboscidi, che producono delle vibrazioni sul terreno. Queste vibrazioni vengono sentite attraverso, appunto, il terreno dagli altri elefanti, che grazie ai particolari nervi presenti nelle loro zampe sono in grado di ricevere il tutto. Con questo metodo sono in grado di mandare segnali per richiedere aiuti, oppure per farsi guidare da altri elefanti se si perdono da qualche parte. Ovviamente gli umani non possono sentire niente perché le frequenze utilizzate sono bassissime, ultra basse. Il funerale dei corvi. Gli esseri umani non sono gli unici viventi a fare strani rituali per commemorare i morti o i vivi in base alle occasioni. Anche nel mondo animale esistono queste cose. I corvi, per esempio, quando vedono un loro compagno morto, chiamano a raccolta gli altri e cominciano a urlare come malati, riunendosi intorno alla zona dove è deceduto. Questo in teoria dovrebbe essere un funerale. Per capire se davvero è un funerale, la ricercatrice Kylie Swift ha visitato un parco a Seattle per diversi giorni gettando delle arachidi ai corvi, che le hanno accettate e consumate molto volentieri e senza timore di avvicinarsi. Un giorno è tornata al parco con una maschera e un corvo morto sulle sue mani. Era finto, penso, non ho capito bene. Comunque tutti i corvi hanno mandato un segnale che indicava la pericolosità di quel particolare essere umano con la maschera. Si è scoperto così che non è un funerale quello che fanno, ma un modo per dare l'allarme a tutti e far capire che quella zona o quell'essere vivente in particolare è pericoloso.
Per concludere l'esperimento, la ricercatrice è tornata di nuovo senza la maschera e con qualche arachide. Nonostante ci fosse un po' di dubbio, i corvi non sono riusciti a capire che era lei quella donna con la maschera e hanno accettato il cibo. Ma appena ha provato a tornare un'ultima volta sempre con la maschera, tutti quanti le hanno gridato addosso e hanno cercato di mandarla via facendo versi insopportabili. Alla fine una cosa è chiara, i corvi temono la morte. E pausa quiz. Nel video dei bambini che si sono rovinati a causa del successo, parte 2, abbiamo visto un ragazzino di nome Edward Furlong. Era un giovane attore un tempo. Che parte recitava e in quale film? Risposta al prossimo video e metterò il cuore a chiunque indovini. Continuiamo, gente. La guerra dei rapimenti. Questa forse è la storia più macabra e brutta di tutte. Se pensate che solo gli esseri umani siano in grado di compiere atrocità bruttissime, vi sbagliate. Anche nel mondo animale, e in particolare quello degli insetti, abbiamo una situazione un pochino particolare. È di una barbarie assurda. Le formiche rosse ogni mattina si svegliano e attaccano le basi delle formiche nere per, ecco, rubare i loro bambini, che ancora non sono nati, e sapete perché? Per indottrinarli. Le crescono come loro parenti e utilizzano una speciale sostanza che esce dalla loro bocca per comandarle. In poco tempo queste nuove nate dimenticano di appartenere alle formiche nere e attaccano i loro simili. Ogni mattina quindi una piccola guerra si scatena sotto di noi e coinvolge migliaia di milioni di formiche che rapiscono perfino dei bambini. Come la vedete ora? Dai, dopotutto non siamo i peggiori. Ovviamente le formiche nere cercano in ogni modo di bloccare l'avanzata delle rosse. Preparano barricate e trappole, ma spesso e volentieri le cose finiscono male comunque. Volo silenzioso. L'evoluzione ha donato ai gufi delle ali con un'apertura incredibile, che servono non soltanto a volare in modo più fluido, ma anche alla caccia. Infatti sono gli animali con i sensi di caccia forse più sviluppati tra i volatili. Il loro momento preferito per cacciare è la notte, e nella notte anche il minimo rumore può farti scappare la preda. Ma questi animali sono in grado non solo di rilevare un altro animale soltanto dal suono e raggiungerlo in un attimo, ma anche di catturarlo senza fare alcun tipo di rumore. In questo momento potreste avere un gufo alle spalle e non accorgervene nemmeno. Se avessero avuto 3 metri di altezza in più e qualche zanna affilata e l'istinto omicida di qualche alligatore, sarebbero stati loro i dominatori della natura. Serpente a sonagli. Il serpente a sonagli è uno degli animali più pericolosi del mondo. Basta pensare a quello presente in Brasile, che causa la morte per il 75% dei casi. Di solito agita la sua coda quando si sente in pericolo. Più è rumorosa, più nei guai siamo anche noi. Si può sentire a grandi distanze. Questo sonaglio è formato da delle scaglie che shakerano, se così vogliamo dire, da 40 a 60 volte al secondo, in base all'umore dell'animale. Se siete in una zona abbastanza arida e sentite anche solo per sbaglio il suo suono, allora andatevene prima di rischiare qualcosa. E concludiamo qua. Prima vi ricordo di farvi un bel giretto sul canale di gaming che ho inaugurato di recente, dove farò anche un piccolo contest per regalare delle magliette ufficiali. Quindi se come me siete grandi appassionati di videogiochi e altro, iscrivetevi assolutamente per tante top diverse. Per ora concludiamo qua. Noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stessa voce, stesso posto e orario diversissimo.